Radio Radicale, siamo con Paola Binetti per commentare questa, diciamo, lettera. Non so, quanto volesse divulgarla Ratzinger sulla pedofilia. Allora, lei è rimasta sorpresa perché tutti, sui principali quotidiani italiani e internazionali hanno agitato, diciamo, lo spettro della contrapposizione tra i due papi. Allora, come stanno le cose e lei che interpretazione ha dato di questa lettera? Questa lettera, come dice chiaramente il Papa emerito, Benedetto XVI, lui l'ha concepita sotto forma di appunti nel momento in cui si è aperto in Vaticano il grande convegno che c'è stato recentemente sulla pedofilia. Quindi sono sostanzialmente le osservazioni che Papa Ratzinger fa su questo tema della Chiesa e le fa come fa lui, cioè da storico, quindi da persona che non ignora quella che è la radice dei problemi, che da persona coraggiosa è in grado di assumere su di sé anche la responsabilità della Chiesa, in particolare la responsabilità dei seminari, in particolare la responsabilità dei seminari anche proprio di quelli che sono in Germania, quindi anche di un movimento che viene da lontano, addirittura che lui riconduce ai tempi del Vaticano II. In questa critica in cui lui tocca davvero la crisi morale, soprattutto la crisi morale che ha attraversato la Chiesa e che sta attraversando, tocca anche la mancanza di strumenti giuridici adeguati in quel momento a poter prendere posizioni nette nei confronti di quello che immediatamente è sembrato veramente il dramma della Chiesa nella Chiesa. Però devo dire che Papa Ratzinger, mentre denuncia coraggiosamente questo e lo tratta come se fosse una sorta di cancro presente nella Chiesa in quanto tale cancro da estirpare, nello stesso tempo c'è quel realismo totalmente vicino alla sua sensibilità che gli fa citare quei passaggi che penso hanno colpito tutti, il passaggio del grano buono e della zizzania, non strappare la zizzania per non togliere il grano, anche il grano buono, e anche quella rete di pesci gettata in mare dove ci sono i pesci buoni ma anche i pesci cattivi, dicendoci sostanzialmente che nella rete della Chiesa ci saranno sempre pesci buoni e ci sarà sempre il rischio che ci siano anche pesci cattivi. Però lui salva la grandezza, la misericordia, la potenza di inclusione, anche la potenza delle opere di misericordia che la Chiesa ha sempre fatto e considera questa sua esperienza in questo momento in qualità di Papa Emerito dedicato alla preghiera, alla contemplazione in una sorta di oasi, la considera uno dei beni della contemplazione che nella Chiesa può servire a mantenere sempre vivo il senso della verità insieme al senso della carità. Ecco, io le farò un'altra domanda. Allora, c'è un passaggio molto delicato che riguarda, che è quello che ha scatenato forse le maggiori polemiche, che è quello sul concilio del 1962, che è finito nel 60, il Concilio Vaticano II, e sul 68, che sono due fasi, diciamo, due fasi diverse. Allora, il concilio e il 68 sono avvenuti in due tempi, diciamo, politicamente e cronologicamente diversi. È giusto, diciamo, legarli a questo fenomeno? Qualcuno ricordava addirittura dei concili, in periodo, diciamo, medievale della Chiesa dedicati a questo tema. Diciamo che Papa Ratzinger è un uomo troppo colto, un uomo di preghiera, un uomo di fede per ignorare la complessità dei problemi. Lui lega il Concilio Vaticano II alla crisi del giusnaturalismo, alla crisi del concetto di natura. Noi oggi sperimentiamo ogni giorno di più, anche nelle problematiche sociali, anche nelle problematiche soprattutto di tipo bioetico, sperimentiamo la sorta di eclissi del concetto di natura che lui riporta in quel momento al Vaticano II. Il suo riferimento al 68 è riferimento a quella liberalizzazione dei costumi sessuali che avrebbero dovuto promettere alle persone gioia infinita, grande libertà, grande esperienza che coniugava la mancanza di tabù e quindi la possibilità di assecondare i propri istinti, i propri capricci, i propri desideri, le proprie esigenze con una sorta di risoluzione a livello personale di serenità, di equilibrio, di felicità. La realtà contemporanea ci dice che non è così e ci dice che la crisi del concetto di natura, insieme a una crisi di quello che è il valore proprio della sessualità in genere, ma anche della sessualità legata alla vita sacerdotale, ha creato crisi gravissima nella Chiesa. Io la ringrazio della sua disponibilità, grazie alla professoressa Paola Binetti, senatrice dell'UDC.